amici e benvenuti o ben ritrovati all'interno di questo nuovo video. Oggi mi trovo proprio qua a Movieland perché sono venuto per le aperture serali. Infatti sono stato qua anche l'ultima volta e mi sono divertito talmente tanto che ho voluto tornare qua perché voglio vedere come si trasforma questo parco alla sera e ovviamente voglio anche farvi vedere anche a voi cosa offre Movieland durante le aperture serali. Noi ovviamente siamo qua già dalla mattina, quindi abbiamo a disposizione comunque tutta la giornata per divertirci sulle attrazioni di questo parco. Oggi sarà una giornata davvero pazza, quindi vi porterò tutti con me all'interno di questo video. Ma come sempre, prima di iniziare, vi ricordo di iscrivervi al canale e mettere un bel mi piace se ancora non l'avete fatto. E se volete aiutarmi a far girare i miei contenuti, mi raccomando, condividete questo video. Adesso vi ho detto tutto, sigla e vai! Allora ragazzi, iniziamo subito la giornata e la prima attrazione che andiamo a fare è Pangea. Vai ragazzi, siamo pronti, saliamo su Pangea. Stavolta non guido io, non guida lui, lui è il nostro guidatore. Quindi alla fine daremo il voto, eh. Beh ragazzi, devo dire che non l'ho mai fatto dietro perché di solito guidavo sempre. Oh, devo dire che dietro lo senti di più. Eccolo là amici, che è arrivato a salvarli, perché qua mi sa che si è bloccata la Jeep. Siamo anche noi in coda. Dai, 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 vai, tira! Ma ragazzi, c'erano i getti d'acqua, ma noi ci siamo salvati! Siamo arrivati! Siamo arrivati sani e salvi, quindi guidatore promosso! Adesso dopo Pangea siamo pronti e stiamo per salire su Diabolic. Qua intanto la strizza, eh? Hai un po' di paura? Hai un po' di paura? Assolutamente no. Guarda qua, giù le protezioni! Bravo! E anche l'altro! Dai, giù, giù, giù! Vai! Bravo! Basta parlare! Adesso si vola, da Diabolic, che comunque devo dire che questo è sempre sempre bello. Ah ragazzi, anche qua li hanno messi, ah, nebulizzatori, ah, questi li adoro. Ok ragazzi, adesso è arrivato il nostro turno e siamo pronti ad andare su Magma. Ecco dietro di me, vai che saliamo. Come era prevedibile, oggi qua c'è abbastanza gente, quindi Movieland è pieno. Siamo in coda per fare Magma. Adesso vi giro la telecamera così guardate quanta gente c'è. Guardate un po'. Quindi insomma dobbiamo aspettare un po' prima di salire su Magma. Questa è la vena tragica!
parte opposta, qui ci siamo salvati. Siamo scesi ovviamente da Magma e questa è sempre bella, anche lui, pure lui si è divertito un macello. Assolutamente. Questa qui è fantastica, cioè, quindi tutte le volte che si viene qua a Mubile, questa è una garanzia perché è da fare. E ovviamente ti bagni pure. Lui era un po' più dietro a noi perché non è venuto vicino a noi ed essendo ultimo lui forse si è bagnato ancora di più. Mi hanno detto mettiti lì che non ti bagni. Tac! La lavata assicurata. Amici, si sta avvicinando ora di pranzo, ovviamente incomincio ad aver fame e andiamo a mettere qualcosa sotto i denti. Dove vado a mangiare a Mubile? Sempre qua, perché mi trovo bene, perché so che c'è. Eccola! E come vedete io adoro il messicano e qua c'è Taco Loco e ovviamente vengo sempre qua a mangiare. Quindi se vi piace il messicano, comunque questo posto io ve lo consiglio perché qui comunque il messicano lo fanno davvero bene. Salve! Oggi che ha cucinato di buono? Niente, insomma, mi sa che lo chef oggi dorme. Scusi! Niente, vabbè. Vedremo cosa riusciamo a trovare noi. Andiamo, là! Eccolo qua, Taco Loco e il suo menù. Quindi qua potete scegliere un taco a scelta, due tacos a scelta oppure quattro tacos a scelta. Ci hanno dato questo, quindi... Il nostro bibip. Quando suona vuol dire che la pappa è pronta. Vai, come dico sempre io, quando questo suonerà il mangiare arriverà. Qua è sempre bello perché qua hanno ricreato proprio la terrazza panoramica al Taco Loco. Quindi mentre tu mangi puoi anche gustarti la vista sul lago di Garda. Eccolo là. Bellissimo. Cosa fa? Butta via! Ma quello suona! Deve andare a prendere a mangiare! Vai, vai, vai! Corri, cavallo! Oh! Ecco che è arrivato col nostro bottino! Due tacos! Che questi sono miei, che sono quelli che mangio di più! E poi qua ci sono altri tacos con dei nachos! Insomma, non ci resta che gustarci il nostro pranzo con la musichetta qui al Taco Loco! Ma giustamente, come ha detto lui, fa... Ma quanti nachos ti sei messo? Non lo so! Vabbè, ci sei tu, dai! Ci sei giusto. Vabbè, casomai quello che non finisce di mangiare non mangio questo, io. Questo lo condividiamo. Nel primo video avevo già gustato questi buonissimi tacos perché erano buoni e adesso voglio ritestarli per sentire se effettivamente sono sempre buoni, ma sono sicuro di sì. Andiamo! Ragazzi, sono sempre buoni questi tacos, sempre consigliati. Io quindi vi consiglio di venire qua al Taco Loco se vi piace anche il messicano. Perché è molto molto buono. Chiediamo anche loro, com'è? Good. Buono. Very good. Buono. Buono, buono. Com'è? So good. Oh, quattro feedback ragazzi. Quindi qua al Taco Loco dovete venire. Mangiate veramente bene. Poi comunque non costa neanche tanto. Diciamo che i prezzi sono comunque nella norma, cioè adesso vado avanti a gustarmelo. E ovviamente che pranzo messicano sarebbe? Vabbè, a parte che ci mancava anche il sombrero, però senza i nachos in tinta nella salsina, sempre buoni anche questi, assicurati. Ah ragazzi, noi siamo appena usciti dal Taco Loco e ovviamente ho trovato una cavia che viene con me, eccolo qua, perché adesso andiamo a prenderci un bel cafferino che ci dà la carica. Vai, vai. Ok amici, siamo pronti. Stiamo per andare a fare Antares qua a Mubile. Questa comunque vi ricordo che è un'attrazione 100% Made Mubile. E a mio parere è sempre bella, quindi super consigliata.
quando stiamo? A Mission Space? Mission Space. Salutare! Star Wars. Questi sono già avanti che stanno andando, non vedono l'ora di andare a Fantares! E da qua si vede tutto, eh. Qua c'è tutta la visuale sul parco. Come tanti di voi, anch'io sono sempre stato un sognatore. Da bambino fantasticavo di volare alto nel cielo. Sei pronto a partire? Siamo appena usciti da Antares e purtroppo oggi l'attrazione non funzionava a pieno regime perché oggi ha avuto alcuni problemi, quindi il parco comunque ha scelto di aprirla lo stesso e diciamo che le forze G non erano in pieno regime, quindi ti facevi il giro tranquillo su Antares ma senza le forze G. Questa comunque a mio parere è una cosa comunque positiva, perché bensì ci sono comunque dei problemi ad Antares, anziché tenerla chiusa comunque fuori hanno messo il cartello e l'hanno resa comunque disponibile al pubblico anche per oggi, quindi comunque prima di farla sai già che Antares non funziona comunque al 100%. Ragazzi, comunque devo dire che è la prima volta che vedo Mugler così pieno, cioè a parte che mancavo già da tanto tempo come ho detto anche nel primo video, però non me lo ricordavo così, cioè c'è veramente tanta gente e effettivamente comunque si vede che questo parco ha fatto un gran salto di qualità, quindi complimenti davvero. Guardate qua, ci sono già i primi segni, l'American Beer Festival di Movieland che si svolgerà nel mese di settembre e dopo quello ovviamente si partirà con Halloween e verremo qua a Movieland anche per Halloween, quindi vi farò vedere anche come si trasforma questo parco per la stagione di Halloween e poi sono curiosissimo di vederlo. Ma adesso siamo pronti perché ovviamente fa caldo, c'è il sole e andiamo a rinfrescarci sui tronchi, vediamo chi si bagna di più. Ti bagni tu di più? No, no, lui. Io? Ti bagni tu di più? No, lui. Oh, ma sempre io mi devo bagnare di più. Vabbè, oh, vediamo alla fine chi si bagnerà di più, eh. Ok, gente, siamo in coda, quindi penso che ci sia... Quanto ci sarà di coda qua? Ah, secondo me mezz'ora, eh. Più o meno secondo me ce la facciamo, quindi mezz'oretta di coda e poi siamo pronti a salire e andiamo a rinfrescarci. Dopo passeremo proprio qua su. Ragazzi, qua siamo in coda, è un nido di api, quindi state attenti a non essere punti. Oh, ma com'è sta cosa che già quando sei in coda cade l'acqua, quindi inizi già a bagnarti. Aia. Siamo sui tronchi, ma qua c'è un piccolo problema. Oh, ma come mai il tronco è storto? Perché questi si sono messi davanti, si sono incastrati e tutto il peso è davanti, disgraziati. Praticamente adesso mi sa che quando scendiamo il tronco va giù, ma vanno giù loro ovviamente perché il peso là. Ah! È già arrivata l'acqua da sopra. Vai che andiamo, si sale! Ovviamente tra poco arriva la prima discesa. La prima è sempre più bassa, la seconda! Mamma mia, ma arriva acqua ovunque! Ma questi sono infami perché da sopra ci sono le perdite! Eccola! Ma arriva l'acqua, ma è infame! Il trocco va tutto di qua, peso di qua, va! Qui adesso si sale, ma che tadello, eccoli che vanno gli infabili, ma tra poco che io quasi fermerei il tronco qua e scendiamo, tanto possiamo, ci dico, se scendiamo, oh, questi ondeggiano, oh! No, ma dobbiamo proprio farlo? Come, certo, eh? Oh! No! Mamma mia! Pazzesco! Siamo
siamo tutti bagnati completamente. Mamma, che ondata che è arrivata, che ondata. Cioè, guardate tutta l'acqua che è immagazzinata nel tronco. Noi siamo appena scesi dai tronchi di Moviland e questi comunque sono sempre divertenti. Poi soprattutto anche in estate, quando ci sono le calde giornate, questi veramente ti lavi, quindi super consigliati, perché almeno qua ti rinfreschi. Sempre qua in area Stone Age, ovviamente siamo pronti per fare il polipazzo, e c'è coda anche per fare il polipazzo, che si chiama appunto, come vedete qua, Octopus, che a me il vero Octopus mi ricorda sempre un'attrazione che si trova ovviamente in un parco francese che si chiama Frasperture City. Lì è stato il primo parco dove ho trovato l'attrazione Octopus, e per me quella è. E se poi vi state chiedendo cos'è Octopus, ovviamente è una classica attrazione dove praticamente sfrecci sull'acqua e intanto giri, quindi no, quella lì è sempre divertente. Intanto è sempre bello qua, perché guardate questo pelo di Octopus tutto peloso. Ma noi adesso vogliamo alzarci, quindi più... Oh, vatti a risposta! Si vola! Sulle mani! Ragazzi, era andato a prendersi un caffè, non c'è nessuno ai comandi. Oh mio Dio, allora mettiamo la velocità massima, vai! Come tu piccola peste. È vero il film. Io ragazzi sto ancora girando perché sono ancora mentalmente sulla pioppa. Allora, questa comunque è sempre divertente e lui continuava a girare, gira. Oh, non ti fermavi più, ammazza! È divertente, oh. Sì. No, aspetta, pure voi girate, pure anche forte. Solo che noi non ci rendevamo conto. Però questa è sempre divertente questa, eh. Io qua veramente faccio sempre tante risate, un'attrazione semplice, ma che comunque ci sta. E ragazzi, dove siamo? Proprio noi, adesso vi faccio vedere, perché qua si vede bene, c'è il cantiere Disaster. Novità 2024 forse? Speriamo di sì. Stiamo facendo un disastro. Eccolo qua, Disaster. Cosa c'è oltre il cantiere? Adesso vi alzo la telecamera e voi guarderete per me. Intanto qua vediamo nonni al cantiere. Comunque secondo me ragazzi, a parte gli scherzi, deve essere comunque una bella attrazione che nascerà qua a Moviland. Sono molto curioso di vedere ovviamente come sarà il risultato finale. Comunque secondo me non c'è molta differenza da quando eravamo stati 2 mesi fa, perché i lavori mi sembrano praticamente fermi come prima. Poi magari mi sbaglio, però secondo me è così. Vedremo, insomma, vedremo un po' come sarà. Speriamo che riescano ad andare avanti presto, perché Disaster secondo me sarà un'attrazione davvero bella. Ok ragazzi, siamo pronti adesso, ci siamo messi in coda e non ci resta che aspettare il nostro turno per andare su Kid Super Jet. Questo poi ragazzi ovviamente è il mini Kid Super Jet, quindi come vedete hanno fatto anche Kid Super Jet per i bambini. Ma sta andando in contromano, amici, in contromano! Guardi che il percorso è di qua, eh. Quindi se non vogliono fare comunque il kit, quello bello che siamo noi in coda, possono divertirsi qua. Che bello quando c'è qualcuno che fa la coda per te e tu nel frattempo aspetti qua comodo sulla banchina. Qua abbiamo la scritta più o meno Moviland. Qui abbiamo ma manca tutto. Invece nei nostri zero. Qua non c'è niente. Quindi piano piano vanno a scomparire. Comunque, secondo me questi hanno sempre una puzza tremenda, perché mamma mia, hanno un odore. Salva gente messo. Oh, non ci resta che andare su kit e partire. Attendiamo che arriva, vai, si parte. Oh!
fate tutto la va. Vai, vai, ci siamo, vai! Siamo scesi da Kid Super Jet. Questa è sensazionale, sempre bella. E stavolta devo dire, con il pilota che abbiamo avuto, ci siamo veramente lavati. Cioè, guardate, cioè, pazzesco, veramente. Stavolta è la volta in cui mi sono bagnato di più. Però questa è sempre, sempre bella. Per me qua a Muvinen è la più bella in assoluto. Che tra l'altro poi, amici, se non lo sapete, la vera versione di Kid Superjet, quindi proprio l'originale, diciamo, si trova in Nuova Zelanda. Adesso vi metto una piccola clip per farvi vedere appunto di cosa si tratta. Ecco, quindi avete visto più o meno com'è. Ovviamente lì è una cosa diversa, comunque lì è molto più immersiva, perché qui lo fai all'interno della stessa arena dove alla sera fanno ovviamente lo spettacolo. Lì invece, cioè, è proprio in mezzo, diciamo, in mezzo alla natura, quindi comunque è una cosa molto più completa. E Kid Superjet appunto si è ispirato proprio a quel modello lì, perché quello è l'originale. Pronto? Eccoci, sei pronto? Sono prontissimo. Tra poco toccherà. Adesso verremo lanciati, lanciati. Non siamo dalla parte del lago però, ma siamo rivolti dalla parte del parco. Si vede tutto. E quindi vedremo il parco! Qua c'è una visuale comunque diabolica, la Hollywood Tower, ed ecco tutto Muvinen. Bello, da su è veramente bello. Teo, adesso come siamo saliti, dobbiamo scendere, no? Eh sì, assolutamente. Bella, questa è bellissima. Sì, questa è sempre bella. Veramente bella. Gira, 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 gira. Oh, poi no. Ok, siamo usciti. Vabbè, oh, loro vanno, ciao! Ora scendi giù con i capelli! Ti sono cresciuti i capelli, ma non li vedi! Miracolo! E ragazzi, visto che la volta scorsa, quando ero venuto qua, non ho fatto in tempo a fare Android, oggi lo facciamo. Perché io questa qui, oh, che ci credete o no, non l'ho mai fatta. Perché io ero ancora al vecchio Terminator. E adesso la proviamo. Andiamo! I hope you're ready. It's going to be a bumpy ride. You want some more, eh? In freeze now. Release. Do not move. We will open fire. Ragazzi, noi siamo scesi da Android. Questa era la prima volta che la facciamo adesso, perché abbiamo fatto sempre la vecchia versione Terminator. Allora, devo dire, carina, sì, però se vedi altre cose, come ad esempio i Transformer dell'Universal Studios, ti accorgi che comunque questa è una brutta copia dei Transformer. Sì. Diciamo ci che sono comunque delle scene che sono anche molto simili ai Transformer. È stata fatta ovviamente con un livello molto più economico, perché ovviamente quella degli Universal comunque siamo su altri livelli. Però ripeto, chi non ha fatto Transformer degli Universal Studios comunque non sa che attrazione è. Questa comunque ha il suo perché, quindi è molto bella. Però poi, una volta che fate anche voi la Dark Ride di Transformer, vi accorgerete che comunque è molto più bella di Android. Ah ragazzi, il sistema di sicurezza è entrato per Mission Orbit, quindi
non è riuscita a fare il lancio e adesso, come vedete, stanno scendendo piano piano, quindi il sistema di sicurezza si è azionato. È capitato una volta anche a noi questa cosa, purtroppo ogni tanto ti capita. Dovete sapere che comunque le aperture serali di Movieland durano fino al 26 agosto, quindi fino a sabato 26 agosto il parco sarà aperto tutte le sere fino alle 23. Adesso ovviamente andiamo a mangiare perché sono le 7, poi entreremo ufficialmente all'interno di questo video perché inizia appunto il serale di Movieland e possiamo dire che il serale di questo parco è molto concentrato sugli show che poi ce ne guarderemo qualcuno. Stasera abbiamo deciso di mangiare proprio qua, Big Stone Grill. Comunque siamo venuti qua a mangiare stasera, adesso abbiamo ordinato come sempre quando questo suona arriverà il nostro mangiare, e questo però comunque, a parte che mi ispirava perché c'è la carne, però anche come posizione è tranquillo perché si trova appunto in fondo al parco dove c'è l'area Stone Age e quindi c'è poco passaggio, come vedete, perché qua il parco finisce mentre tutta la gente ovviamente è di là. Quindi qua puoi anche mangiare tranquillamente, per cui mi sento assolutamente di consigliarvelo quando venite qua per il serale di Movieland. Però anche se venite per le aperture normali e volete mangiare in tranquillità, diciamo che qua secondo me ci sta. Ah, abbiamo ritirato la nostra cena, abbiamo optato per le salsicette con le patatine fritte e poi c'è anche l'insalata, e adesso ovviamente sentiamo com'è. Allora, prima vado con le patatine. Proprio come pensavo, perché già vedendo ho detto ma secondo me sono un po' mollicce. Infatti è vero, non sono croccanti queste patatine qua. E adesso con una mano, perché qua il tavolino è piccolino, quindi la telecamera la sto tenendo con una mano, ci mangiamo le salsicette. Oh, ma figo, guardate un po' dove è messa. È messa su, ah, non so se riesco a farvela vedere, aspettate, c'è scritto Caneva Resort, pazzesco. Niente, dai, assaggiamo. Buone, buone. Lui dice giustamente ci voleva un po', anzi un po' di pane. Effettivamente ci voleva, diciamo che ci stava bene, no? Però va bene, pazienza. Comunque devo dire che sono buone, sono un po' unte, guardate roba. Queste sono unte, un po' unte. Però diciamo che comunque sono buone. Allora, adesso sta per iniziare il serale di Movieland, quindi iniziano gli show. Ragazzi, siamo venuti dentro a Fantasmic, questa non l'ho mai fatta, quindi ci facciamo anche questa. Ma questo è uno scivolo! Guardate! Ah, allora, forse tira qua e andiamo! Vai! Ragazzi, questo è un ponte, madonna, è un ponte tibetano, però... un po' piccolino, però comunque alla fine ce l'abbiamo fatta. Beh, noi siamo appena usciti da Fantasmic, questa comunque è carina, diciamo che a portata appunto di bambini non fa assolutamente paura, a differenza di questa. Questa è l'Homes Hotel, ovviamente. Questa è sicuramente un'esperienza molto più immersiva per quanto riguarda il percorso horror, però purtroppo all'interno non mi fanno filmare, quindi non posso farvela vedere com'è. Però secondo me è un'esperienza che comunque, se amate questo genere di cose, dovete fare, perché questa è davvero molto molto bella. Ah, e questo, ragazzi, è il mitico portale d'ingresso a Movieland ed è molto simile a quello che c'è all'Universal Studios. Infatti Movieland si è ispirato proprio al portale degli Universal Studios. Amici, questo qua dietro di me proprio è Overdrive, che anche oggi non sono riuscito a vedere perché oggi il parco era davvero pieno, quindi c'era parecchia gente, abbiamo fatto un po' di code sulle attrazioni e per cui comunque abbiamo impiegato, ecco, bene tutta la giornata per fare le attrazioni e non siamo riusciti a vedere neanche stavolta Overdrive. Sicuramente lo voglio vedere perché voglio vedere com'è, spero di vederlo la prossima volta che tornerò in questo parco. Ciao!
Ciao amici, siamo pronti, quindi siamo proprio venuti qua in Main Street a Mugne, ci guarderemo il primo show di questa sera, The Pink World, e guardiamo un po' com'è. Amici, una cosa devo dirla comunque, questa che passa adesso era la vecchia canzone di Mugne, quella di Giorgio Vanni, secondo me questa era molto più bella di quella di adesso, quindi questa non la batte nessuno, troppo bella. Ciao a tutti! E la festa abbia inizio! Lo show che è andato in scena poco fa, e questo comunque è uno spettacolo che c'è solo per la stagione estiva, ovvero quando il parco chiude comunque alle 23, perché dopo questo show non c'è, quindi avete tempo comunque fino al 26 agosto per vederlo, se volete vederlo. Ragazzi, secondo me Pangea di sera deve essere una figata. Noi purtroppo non riusciamo a farla perché adesso andiamo a vedere lo show. Eccoci, siamo arrivati all'arena. Guardate già tutta la gente che è davanti che aspetta. Quando apriranno i cancelli, siamo pronti a entrare. Il rumore che si sentiva era lei. Comando ragazzi, il set deve essere operativo tra 5 minuti. Stanno arrivando. Grande. Ok ragazzi, siamo già in arena, tra poco inizia lo spettacolo e ce lo gustiamo. Non vediamo l'ora. Vai. And today we have a very special guest, directamente dagli Stati Uniti d'America, in the United States of America. Oh, Sylvester Stallone! It's okay. Oh, everybody, go! We're in the house. Tutti noi possiamo dire di essere Mugne, il parco di Hollywood, e fuori l'unità. Cambio pattuglia al corpo. Rispondimi, Johnny. Adesso vengo da te e ti porto via in aereo. Nessuno si può permettere di violare il nostro spazio aereo. Appena usciti dall'arena, è appena finito lo spettacolo, era ovviamente da tantissimo tempo che non lo vedevo, e con un altro nome che gli hanno dato a questo spettacolo, pensavo che effettivamente era un po' diverso, ecco, però diciamo che alla fine è rimasto comunque sempre questo, a parte qualche cambiamento tipo l'aereo che cade, che mi ricorda molto quello di Waterworld, il bellissimo spettacolo che c'è agli Universal Studios, però comunque questo è sempre bello qui al parco. Sicura, con lupi di polizia e oggi ne fa.
ricordiamo che il parco fino al 26 di agosto avrà le Movie Land Nights, quindi chiuderà alle 23 come oggi. Vi aspettiamo, buon divertimento e buon proseguimento. Grazie ancora, buonanotte. Ciao. Amici, noi siamo appena usciti dal parco, il nostro serale di Movie Land termina qua, giornata pazza, ma ci siamo divertiti tantissimo. Un serale davvero molto bello secondo me, anche questo di Movie Land, che vale la pena vedere se ancora non l'avete visto. E vi ricordo che avete tempo comunque fino al 26 agosto e nel caso in cui non fate in tempo potete venire comunque il prossimo agosto, perché nel mese di agosto effettuo appunto le aperture serali. Io vi ringrazio per essere state anche oggi in compagnia con Parkworld e prima di salutarci vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e mettere un bel mi piace se ancora non l'avete fatto. E noi ci vediamo al prossimo video. E ovviamente salutano tutti quelli comparsi oggi nel video. Forza ciao, ragazzi, forza! Da Movie Land è tutto, anche perché non ho più voce. Ciao!